e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Qualche giorno fa, precisamente il 23 giugno, ovviamente, 2024, ho coronato un sogno. Dopo tanti anni, dopo tanta attesa, dopo anche qualche occasione sprecata, direi, sono finalmente andato a vedere, sentire e a godermi un concerto di Ultimo allo stadio, in particolar modo allo Stadio Olimpico di Roma, dove Ultimo quest'anno ha fatto 3 date, 3 sold out straordinari, scrivendo altre pagine bellissime della sua storia musicale, artistica, fatta di passione, lavoro, sacrificio e di una simbiosi incredibile creata con il pubblico nel corso degli anni. Un sogno a tutti gli effetti, perché io seguo Ultimo quasi dai suoi esordi, in particolar modo dal secondo album, Peter Pan, quindi dal 2018, e in questo concerto è come se io avessi visto passarmi davanti 6 anni della mia vita, tante emozioni, tante esperienze di vita belle o brutte, insomma emozioni anche contrastanti, nelle canzoni, con le canzoni di Ultimo, soprattutto magari le canzoni più datate che in questi anni mi hanno accompagnato e che come sempre hanno saputo raccontare le mie emozioni, come in realtà pochissimi artisti sono in grado di fare. Ultimo e poi magari un altro paio, ma finiscono lì. Ultimo per me ha rappresentato una rivoluzione a tutti gli effetti, sia emotivamente sia musicalmente parlando, un artista che non credevo la musica italiana potesse regalarci e che invece sappiamo tutti quello che ha fatto, quello che sta facendo e quello che farà ancora sicuramente per tanto tanto altro tempo. Poi giustamente può piacere o non piacere, ma credo sia oggettivo quello che sta facendo e credo che si debba riconoscere la sua grandezza a livello artistico. E il concerto di domenica 23 giugno all'Olimpico è stata per me un'emozione che resterà indelebile, un'esperienza straordinaria. Voglio salutare Valerio che era con me, mio amico, che ha vissuto con me questa emozione incredibile, questo concerto bellissimo, questa scaletta così bella, così completa. Faccio i complimenti a Ultimo, perché non è mai facile costruire una scaletta che sia coerente, soddisfacente, che riesca in qualche modo a rendere onore all'intera carriera, discografia di un artista, e credo che la scaletta di questo tour lo faccia molto bene. Ci sono le canzoni più datate, ci sono stati anche dei ritorni importanti, penso a Racconterò di te su tutti, che per me è stato il ritorno più bello, ma è tornata il capolavoro derivante proprio da Pianeti, primo album, e ci sono poi anche alcune canzoni, purtroppo non tutte, però alcune canzoni dell'ultimissimo album Altrove, di cui ovviamente ho parlato sul canale, che è uscito veramente da poco, per cui c'è Ultimo dal 2017 ad oggi, c'è tutta la sua grandezza e c'è l'amore immenso del suo pubblico, di noi Ultimi, che abbiamo fatto una scelta, che abbiamo deciso di stare dalla sua parte, dalla parte degli Ultimi, per sentirmi primo, e si è creata una simbiosi difficile da descrivere a parole. Probabilmente soltanto chi vive determinate emozioni, soltanto chi ha scelto di sposare la causa Ultimo e di innamorarsi della sua musica che va oltre la musica, non canterò la musica ma vita della gente, dice Ultimo in 22 settembre, può capire davvero. E quindi io devo ringraziare Ultimo, perché in tutti questi anni ha cantato e raccontato la mia vita e finalmente qualche giorno fa mi ha regalato un'esperienza indelebile. Ovviamente col passare dei giorni c'è anche un po' di nostalgia, di malinconia, perché vorrei tornare già domani ad un suo concerto, magari sempre all'Olimpico, però ho già preso i biglietti per il prossimo tour, perché Ultimo aveva detto che si sarebbe fermato, ma sappiamo che lui non riesce proprio a fermarsi, e quindi nel 2025 ci sarà un altro tour, già ovviamente tantissimi biglietti venduti, numeri impressionanti. Ho preso il biglietto per il concerto di Ultimo allo stadio San Siro, stadio che io ben conosco anche a livello calcistico, di Milano, e sarà anche lì sicuramente un'emozione nuova, diversa, perché non è casa sua, non è Roma, dove magari c'è anche più trasporto emotivo perché si sente a casa ed è il suo habitat naturale, ma ormai sono gli stadi la sua vera e propria casa, è diventato un po' il re degli stadi, senza fare paragoni con nessuno, però come detto credo che i numeri parlino per lui. Dunque tornerò a San Siro il prossimo anno, ma intanto mi porto dentro questa data assolutamente indimenticabile, 23 giugno, Roma, Stadio Olimpico, concerto di Ultimo. Grazie Nick, grazie sempre ovviamente per tutto. Questo connubio perfetto tra grandezza artistica e uno straordinario trasporto emotivo che, per quanto mi riguarda, soltanto Ultimo sa regalare, o comunque lui e pochissimi altri, i grandi artisti, quelli veramente speciali, quelli che toccano il cuore. Grazie Nick.